con l'assessore ci siamo confrontati più volte, a livello ufficiale, non ufficiale, dico anche come la pensiamo, come la pensa questo territorio. Per la prima volta si è espresso, credo, in maniera unitaria tutti i sindaci della provincia di Sassari, di quest'area omogenea che è stata indicata nella riorganizzazione, hanno espresso in un documento che porta la firma di tutti i sindaci della provincia una propria proposta. Una propria proposta che parte da una scelta che ha fatto la Regione, che è quella di distribuire in 8 aree omogenee della Sardegna l'organizzazione territoriale della sanità, e andando a recepire orientamenti, soprattutto orientamenti nazionali, è andata sostanzialmente a disciplinare la nuova rete fatta di 2 ospedali di secondo livello, quindi 2 ospedali specializzati, uno a Cagliari di Brozzo, uno a Sassari, Santissima Annunziata, con un'operazione di prossimo accorpamento con l'azienda mista universitaria. E poi una serie di ospedali nelle varie zone omogenee, ospedali di primo livello che non ricomprendono, almeno nella proposta originaria della Giunta, l'area omogenea della provincia di Sassari nella quale siamo inseriti, e che vedono invece nel accorpamento funzionale dei presidi di Alghero Civile, Alghero Marino e Uzzini un ospedale di base, così nella proposta della Giunta regionale. Proposta che noi, come ho detto, come abbiamo detto più volte all'assessore regionale, non accettiamo né dal punto di vista, come dire, del diritto, sulla base del bacino d'utenza che insomma è compreso nella nostra provincia, quindi nella nostra regione, considerando che l'ospedale di secondo livello invece va a costruire un bacino che va oltre la provincia, intorno ai 600.000 abitanti per quanto riguarda il Santissima Annunziata di Sassari. Ma soprattutto la nostra richiesta è una richiesta di sanità in linea con le esigenze di questo territorio, che quindi vede ciascun cittadino della Sardegna uguale ad un altro, che si trovi a Indi, che si trovi a Tieri, che si trovi a Ghera, che si trovi a Cagliari. E allora una richiesta forte, determinata, irrinunciabile, che nessuna delle specialità, delle discipline presenti nei nostri ospedali debba andare persa, perché non c'è nessun motivo né di spendere più né di riorganizzazione che porti a un dimensionamento in negativo, quindi a un ridimensionamento delle strutture sanitarie del nostro territorio. E questo, ma lo so bene, ma lo diciamo ancora una volta, vale anche per tante specialità che nel nostro territorio hanno funzionato bene. Allora la parola eccellenza può essere discutibile, ma in ogni caso io penso che sia doverosa. E penso all'ortopedia, quello che ha svolto l'ortopedia nel nostro territorio, nell'ospedale Marino in modo particolare, e non soltanto per il bacino d'utenza di questo territorio, e penso all'urologia, al fatto che debba essere mantenuta la struttura complessa, non perché dobbiamo, come dire, avere un primario più o un primario meno, ma perché riteniamo che l'organizzazione della sanità, anche delle sue strutture, abbia necessità di risorse, che sono risorse finanziarie, ma soprattutto risorse umane, a servizio delle persone, dei cittadini, dei pazienti. Parliamo di urologia, parliamo del punto nascita, parliamo della pediatria, parliamo del centro trasfusionale, di tutti quei servizi che questo ospedale, l'ospedale di Alghero, hanno garantito in questi anni, che vogliono, devono continuare insomma ad esercitare con almeno con la stessa efficienza e con le stesse risorse. C'è poi una prospettiva, delibera 2 agosto 2006, pensate, la istituzione e il finanziamento con 1.200.000 euro allora dell'unità di terapia intensiva cardiologica, che nelle intenzioni del piano sanitario regionale in realtà era, e penso che insomma andrà in questa direzione, era una struttura polivalente dedicata certamente alla cardiologia, ma dedicata all'anestesia, quindi sostanzialmente una possibilità di avere accanto a un reparto di cardiologia, la possibilità insomma di avere una struttura dedicata e che venisse incontro in maniera polivalente alle esigenze, alle problematiche dei cittadini, ma anche di tanti ospiti che in una città turistica come Alghero ricorrono ai nostri ospedali. E così da dialisi è prevista una struttura
dipartimentale, una struttura semplice dipartimentale per la dialisi di Agheo, è un altro fiore all'occhiello del nostro ospedale che vogliamo mantenere, con forza, pur in una dimensione di rete che capiamo e che condividiamo, ma che deve avere comunque la sua funzionalità e credo anche la sua regia del nostro territorio. Quindi mi pare chiaro che al di là della terminologia, tra l'altro la Regione Sardegna finanzia interamente la spesa sanitaria, lo ha fatto con una scelta nel 2006, mi pare, andando a riscrivere l'articolo 8 del nostro statuto della regia, e lo Stato ci ha garantito circa 2 miliardi più all'anno, allora di corresponsione nella compartecipazione alle entrate della Regione, circa 2 miliardi più all'anno, ce li ha garantiti, non ce li ha dati, e in cambio la Regione Sardegna però si è preso l'onere dell'intera sanità e dell'intera continuità territoriale, quindi dei trasporti. Allora un'operazione che con lo Stato naturalmente va, come dire, non negoziata perché è scritta in una legge costituzionale, quindi in un pezzo di Costituzione della nostra Repubblica, ma va certamente fatto osservare con tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione, politici e giuridici. E però insomma una cosa certa è che la sanità la paghiamo noi. E allora se noi paghiamo la sanità probabilmente possiamo anche in maniera autonoma almeno disegnare i confini della riforma, i confini della riorganizzazione. E diciamo subito una cosa, l'ospedale di base noi non lo accettiamo, neanche dal punto di vista terminologico, assessore, neanche dal punto di vista terminologico. E noi riteniamo che la Regione Sardegna abbia la possibilità, la potestà anche di modificare anche una organizzazione e una terminologia che gli arriva da Roma. Quindi mantenimento delle attuali discipline, se possibile potenziamento, non chiediamo la rianimazione subito, perché uno dei requisiti per essere considerato ospedale di primo livello, non la chiediamo subito, può essere un processo graduale, ma certamente non ci consentiamo di essere un ospedale di base, perché equivale in maniera matematica a uno smantellamento della sanità di questo territorio. Quindi il primo punto mi pare questo, nella riorganizzazione, nella riforma, che almeno per quanto mi riguarda, in questo momento parlo a titolo personale, nelle linee essenziali, nell'esigenza di non creare doppioni, nell'esigenza di avere una sanità che funzioni e che garantisca livelli di efficienza in tutte le sue espressioni, quindi in tutti i suoi presidi, e quindi vada davvero incontro alle esigenze dei cittadini e non a esigenze campanilistiche. Dato atto di questo, noi riteniamo che quello che noi stiamo chiedendo non siano deroghe, non siano richieste di campanile, ma siano diritti. E nell'esercizio dei diritti, magari in modo pacato come sto facendo adesso, noi gli chiediamo, gli pretendiamo con forza, con determinazione. Primo punto è questo. Secondo punto è la struttura. Anch'io ha da tempo, lo sappiamo, problemi che riguardano, ma penso come tutta la Sardegna, ma adesso stiamo parlando di Agheo, problemi che riguardano le risorse umane, la mancanza di personale, problemi che riguardano probabilmente anche l'organizzazione del lavoro, e lo dico da anni, è vero che mancano le risorse, ma probabilmente con le risorse umane, riorganizzandole meglio, possiamo anche ottenere, anche nella distribuzione tra i reparti, anche nella distribuzione tra territorio ospedale, probabilmente anche una efficienza e un'efficacia maggiore. Ma la più grave carenza è quella strutturale. L'assessore lo sa, ma lo ripeto. L'ospedale Cirio di Agheo è in fase di ristrutturazione dal 1 gennaio 2009. I lavori affidati ad un gruppo di imprese, ad un atti, dovranno essere conclusi in 465 giorni. Lavori che riguardavano la messa in sicurezza dell'ospedale, che riguardavano il condizionamento di tutto l'ospedale civile, che riguardavano la stessa situazione della degenza, quindi con camere, con due letti, un bagno, con una riorganizzazione dell'ospedale che insomma, ma basta vedere la parte oggi non ristrutturata, si trovava complessivamente nelle situazioni di un pavimento dove trovavamo ancora tracce di amianto, sto parlando di qualche anno fa, di una struttura
assolutamente non in grado, insomma una degenza indecente. A volte noi abbiamo anche detto dal terzo mondo, per enfatizzare, ma per anche fotografare una situazione davvero difficile anche dal punto di vista strutturale. Quei lavori che dovevano essere conclusi in 465 giorni, le cui risorse erano state già individuate nel secondo lotto funzionale, quindi erano fondi del 1994, si attesero 15 anni per avviare i lavori, quei lavori a oggi sono passati 6 anni dall'inizio dei lavori, non 465 giorni, 6 anni. L'ospedale civile non è completato neanche per metà, quindi la riqualificazione non è completata neanche per metà. E nel frattempo i soldi non ci sono più. Quindi qualche errore evidentemente c'è stato, almeno qualche errore c'è stato. E allora credo che, prima cosa, noi vogliamo una degenza che sia davvero, non dico di qualità, certo la vogliamo di qualità, ma vogliamo che le persone che devono ricorrere all'ospedale possano vivere quei giorni che stanno nell'ospedale nel miglior modo possibile, anche con strutture che siano adeguate. Piano sanitario regionale 2005, 5 nuovi ospedali previsti al piano sanitario regionale. Guardate, Sassari ha fatto una scelta allora storica, ci aveva detto in modo molto chiaro, io ero in commissione regionale, in commissione sanità, non vogliamo il nuovo ospedale, parliamo del 2005, non vogliamo il nuovo ospedale, anche lo si candida. Sì, sì, 2005, anche lo si candida in quel momento, è il Consiglio regionale, e non è come dire l'ultima assemblea di condominio, è il Consiglio regionale della Sardegna che legifera e che decide di realizzare 5 ospedali. E fino al febbraio 2009 le risorse erano individuate, fino al febbraio 2009, 80 milioni. Preghiero, 80 milioni fondi FAS, programma operativo regionale FAS, studiato a CIPE. Una rimodulazione fatta nell'agosto del 2009 mette quelle risorse che c'erano in un calderone, in un capitolo. State molto attenti perché ho letto degli articoli oggi che sono falsi, questi giorni che sono falsi. La verità è questa, fino al febbraio 2009 quelle risorse c'erano ed erano in questo documento inviato al CIPE che si chiama PARFA, programma attuativo regionale FAS. Nell'agosto, sono atti, agosto 2009 la giunta regionale di allora decide di inserire Alghero, quindi non cancella l'ospedale di Alghero, ma lo inserisce in un capitolo insieme al nuovo ospedale di Cagliari e insieme al distretto sociosanitario di Quarto. Tutto ciò è documentato nella rimodulazione del programma attuativo regionale FAS, reinviato al CIPE, così in questa formulazione. Il CIPE, sappiamo, non approva i FAS, ma attraverso quello che si chiamava piano del Sud, mi pare, è andato ad approvare degli stralci. L'ospedale di Alghero, così come tante altre situazioni, penso all'università, eccetera, non viene mai finanziato, Però guarda caso, altri ospedali, lo dico senza polemica, ma per raccontare i fatti, altri ospedali, tutti gli altri ospedali previsti nel piano sanitario regionale, tranne Alghero, vengono finanziati. A volte attingendo dal bilancio regionale, vedi San Gavino, a volte sono attingendo a risorse che invece derivano da fondi statali o europei. L'ospedale di Alghero non viene realizzato. L'ospedale di Alghero, che invece su una scelta unitaria di questa comunità, perché sulla scelta non ci siamo mai divisi, mai. Abbiamo sempre espresso una posizione unitaria come comunità gherese. Il piano sanitario regionale ci ha dato un'indicazione, nel giro di qualche settimana, penso, il Consiglio Comunale, durante la giunta di Marco Tedde, va a deliberare una variante urbanistica che individua nella zona della Tavera, era una delle zone ipotizzate, individua nella zona della Tavera accanto all'attuale ospedale civile, l'area nella quale realizzare un ospedale e decide invece di destinare l'attuale ospedale, quello in fase di riqualificazione, a cittadella sanitaria, quindi sede del distretto, sede degli ambulatori specialistici, mettendo poi dal passaggio successivo magari in vendita l'attuale sede che è quella di via degli Orti. Non solo, ma affida alla facoltà di architettura lo studio di fattibilità che in tempi record viene consegnato alla regione. Da quel momento non succede più niente. Abbiamo il plastico, sto parlando di quegli anni, non sto parlando di adesso, sto parlando del 2007-2008.
Abbiamo il plastico del progetto di San Gavino Monreale, stessi posti letto, 200 posti letto, gli stessi che dovrebbe avere Alghero, il plastico di quell'ospedale che poteva essere, ci abbiamo anche la simulazione, prendendo l'ospedale di San Gavino e portandolo alla Tolera, perfetto. Non c'è bisogno di affidare nessun'altra progettazione, è già fatta, basta prenderlo. Ma la Regione evidentemente fa altre scelte, comunque non fa scelte su questo territorio. Manda avanti, come vi ho detto, questa ristrutturazione e gradualmente, non so se c'è un disegno, ma gradualmente la nostra sanità viene smantellata. Reparti che vengono accorpati, uomini e donne, penso alla situazione del Malino, ma quello che accade nel civile, le richieste di poter avere davvero dei reparti che funzionino, richieste normali che non vengono accolte. Allora io credo che c'è un filo che va al di là dei colori, io qua non voglio rappresentare i colori politici, voglio solo spogliare dei colori politici per dire che c'è un territorio che reclama diritti. E ora in questa fase di riorganizzazione, che è una prima parte, che riguarda gli ospedali, capisco insomma la scelta che è stata fatta di partire dalla riorganizzazione della rete ospedaliera, anche perché questa riorganizzazione ci porterà come premialità 250 milioni di euro dallo Stato, che attende la riorganizzazione della rete ospedale della Sardegna per dire questi 250 milioni li puoi utilizzare per l'edilizia sanitaria. Allora noi crediamo, siamo convinti che una parte di questi 250 milioni spendino a questo territorio per il nuovo ospedale di Reggio. Serviranno 60 milioni, 80 milioni. Ecco, io credo che questo vada fatto e non ci possiamo accontentare, come qualcuno dice, di un dente, di una piattaforma tecnologica da mettere accanto al civile per garantire le sale operatorie. No, perché intanto quell'ospedale riqualificato non sarà mai messo a norma. Non è possibile che un ospedale del 65, concepito nella maniera vecchia, quella di allora, ma che ha altri requisiti anche dal punto di vista della sicurezza che oggi devono essere garantiti. E allora l'esigenza del nuovo ospedale, che è un punto fermo, la riorganizzazione della rete ospedaliera, nei termini che ho detto, che ho chiesto, il nuovo ospedale, sapendo dove sono le risorse. Credo poi che occorra ragionare in un'ottica davvero di sistemi di rete. La nuova architettura degli enti locali, speriamo che presto il Consiglio regionale ci dirà anche se Alghero sarà capofila di un'unione di comuni, e questa è una prospettiva, andando a servire magari 20, 25 comuni, 23 comuni di un distretto, di una unione di comuni, di un'area vasta, o se invece nel ragionamento con i comuni principali della provincia, con Sassari, con Porto Torres, ci sarà un altro tipo di geografia che comunque terrà conto di un'area vasta comunque che vede in Alghero, Sassari, Porto Torres e Pilastri. Allora in questo senso, per le logiche che accompagnano la nostra vocazione turistica, per le logiche che accompagnano la nuova architettura istituzionale che magari dovrà probabilmente precedere anche la riorganizzazione della rete ospedaliera, che magari dovrà essere preceduta ancora dalla riorganizzazione delle ASL. Però oggi è così. Sulla base di questi presupposti noi riteniamo di poter esprimere un diritto, che è quello che abbiamo scritto nelle osservazioni date all'assessore dalla conferenza dei sindaci, che abbiamo scritto in Commissione Sanità, recependo le istanze del territorio che abbiamo inviato all'assessorato della sanità. I passaggi di diretto assessore però riguardano sostanzialmente, penso da qualche settimana, l'approvazione in giunta regionale della proposta definitiva, mi auguro modificata, tenendo conto delle osservazioni che arrivano dai territori, e successivamente la parola aspetta al Consiglio regionale, l'ultima parola aspetta al Consiglio regionale.